Parliamo della carbonara. Gli elementi della carbonara, eccoli, ce li abbiamo tutti qui davanti. Il sale, ovviamente le uova, il pecorino romano DOP, il pepe e il guanciale e non la pancetta. C'è una bella differenza perché la pancetta fa parte della pancia e il guanciale è proprio la guancia del maiale. I componenti del grasso sono diversi e è diverso il rapporto fra il grasso e il magro. Se noi andiamo a vedere il guanciale, vediamo che ha una parte grassa, una parte magra, venata e una parte grassa sopra. Allora, questo grasso è più morbido, questo grasso è più duro. Nel momento in cui andremo a rosolarlo in padella, questa parte si squaglia, questa rimane soltanto abbrustolita. Questa parte che si squaglia ci serve di base per far insaporire poi lo spaghetto. La pancetta, questo non ce l'ha, perché la pancetta è molto uniforme. Rischiamo di avere una cosa troppo secca che non ci dà abbastanza parte grassa per insaporire la pasta. La pasta generalmente che si usa per la carbonara è lo spaghetto di grandezza media, normalmente il numero 5. Pasta di grano duro, questa è una pasta completamente italiana, un pastificio toscano. Abbiamo l'acqua che bolle. Ricordiamoci di mettere il sale nel momento in cui l'acqua bolle. Cioè, io a volte sento gente che mette prima il sale dentro la pentola, poi ci mette l'acqua e poi ci accende sotto. Dobbiamo mettere poco sale perché poi avremo componenti salati, il guanciale e il pecorino. Andiamo a mettere la pasta. Ovviamente aspettiamo che si ammorbidisce la pasta e poi la mescoliamo in modo che lo spaghetto non rimanga attaccato uno all'altro. Mentre la pasta si sta cuocendo, versiamo un pochino d'olio e del guanciale nella padella di ferro e andiamo a rosolare. Dobbiamo fare in modo che la parte di grasso più morbido sta quasi diventando trasparente, mentre rimane croccante la parte più dura. Un'altra cosa fondamentale è che la pasta deve essere al dente. Quando fate le paste a base pecorino e guanciale, prima di scolarle tenetevi da parte un po' d'acqua di cottura, perché vedrete che poi ci servirà. Scoliamo la pasta, come abbiamo detto, al dente, fiamma spenta. Facciamo un po' insaporire la pasta così. L'uovo ancora non lo mettiamo. A questo punto interviene la nostra acqua di cottura. Mettiamo il pepe, andiamo a mettere un po' di pecorino. Facciamo amalgamare. L'acqua di cottura che avevamo messo ci fa fare una specie di sughetto. A questo punto riaccendiamo la fiamma in modo da farla scaldare bene. Tiriamo un po' per far amalgamare il tutto. Se dovesse asciugare troppo abbiamo sempre la nostra acqua di cottura. A questo punto abbiamo la pasta che è al massimo del calore, spengiamo la fiamma, prendiamo il nostro uovo, lo andiamo a buttare dentro, intero, mai separare il bianco dal rosso. Perché ho spento la fiamma? Ho spento la fiamma perché altrimenti avremmo fatto la frittata. Invece così la carbonara ci rimane, a Roma si dice bavosa, ed è pronta da mettere in tavola. Se avete una spatola vi potete aiutare con la spatola a tirar giù bene tutto. Correggete con ancora una puntina di pepe a vostro piacimento, un pochino di pecorino e nuovamente buon appetito!